Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo fregato Ghigno Bowser facendo travestire Luigi da Principessa Peach e siamo andati a recuperarlo. Oggi si torna in città, ma non possiamo farlo dal tubo, ma bensì dobbiamo passare da qua. L'altra volta pure siamo passati di qui e infatti vi ho detto andiamo di nuovo un attimo a Toadopoli a salvare. Questo perché il gioco va avanti ora. Il gioco va avanti, la trama continua e c'è da mostrarvi una cosa. E qualcuno di voi si chiederà: che cosa ci devi mostrare, oh caro Geco? Beh, prima di tutto prendiamo ancora un paio di ultrafunghi. A quanto siamo, giusto per curiosità? 90, 99, 72. Madonna mia. Ce n'è ancora uno? Peccato. La città è nuovamente distrutta. Mi riporta indietro dei bei tempi. Questa è la collera degli dèi. Questa città è perduta. Dobbiamo scappare. Fuggite anche voi. Allora, prima di fuggire anche noi, andiamo qua. Vediamo se hai qualcosa di nuovo. Hai la tuta cuore jeans marca B con autocura, difesa plus, non ci serve, e i pantaloni casual, pantaloni eleganti e sportivi, ci danno più vita e più... Allora, queste statistiche non sono male, quel fungo fortunato potrebbe essere buono, infatti mi pento di averlo preso, però per adesso direi di darlo a entrambi, anche se Luigi ha un malus... di 5 punti di difesa, però 6 punti di vita. Beh, direi che vanno alla pari alla fine. Dai, va bene così. Mentre le tessere non ci dovrebbe essere nulla. General tessera, attacco plus, in un batter d'occhio, aumenta i punti fratelli e il salto PV. Nulla di utile. Andiamo a vedere. Peccato che ci hanno distrutto il ponte. Dicevo, andiamo a vedere l'altro negozio se c'è qualcosa. Dovrebbe avere la tizia ora i funghi max e tutte le cose max. Ok, funghi max magari ne possiamo prendere 53. Io farei una decina, giusto per aumentare un pochino le nostre statistiche. Le noccioline max invece quelle, no, facciamo 9, va benissimo. Gli sciroppi max ne facciamo una decina invece di questi, nonostante nella prossima area li prenderemo, ma meglio averle un po' dietro già ora. Prima di andare di nuovo al castello però andiamo al bar. Allora, non mi ricordo adesso, devo controllare un secondo. E il tirisucco quello che ci aumenta l'attacco? Spero di sì. Sì, dovrebbe essere lui. Controlliamo subito. Ok, ci aumenta l'attacco. Io ti direi di sprecare tutti i fagioli che abbiamo ottenuto ad ora per aumentare l'attacco a bestia. Possiamo farne 3. Possiamo farne 4 in totale, quindi li farei tutti. Avrei potuto fare gli altri, le altre miscele per ottenere altri bonus. Sì, questa è quella però a parer mio più utile al momento, perché più aumentiamo l'attacco, prima uccidiamo i nemici, meglio è per tutti, no? Abbiamo ancora una trentina di fagioli, potrei fare un'altra miscela oppure addirittura un succo puro. Vediamo allora, aspetta, vediamo cosa abbiamo. Di questo ne abbiamo 27, di questo ne abbiamo 32, di questo ne abbiamo 19, ma non mi servono quelli sorrisi, quindi farei un ghignuccino, ecco qua. E per adesso mi fermerei. Magari al prossimo giro, se prendiamo altri 3 fagioli di questi qua rossastri, torniamo, ma per adesso va bene così. Allora, il ghignuccino ci faceva la difesa, il tirisucco invece ci faceva l'attacco. Il ghignuccino io ne farei un altro poi, quindi farei uno a Luigi di difesa e 1, 2, 3,
4. Così tutti e due hanno 177, 175 di attacco, 192, 196 di difesa. Sono molto più equilibrati di come li avevamo all'inizio. Madonna mia, quasi 200 di attacco. Ancora non ci credo. Ancora non ci credo, vi giuro. Andiamo al castello. Che sicuramente c'è qualcosa che non va. Oh, Mario e Luigi, che compito arduo! Un fallimento potrebbe significare la fine di Fagiolandia! Il castello di Bowser sta attaccando Fagiolandia dal cielo! Ciao, sono il castello volante. Che guaio! È ghigno Bowser al contrattacco! Non disponiamo delle difese per resistere a un attacco aereo. L'esito del... L'esilio della principessa Peach a Toadopoli è stato completato senza problemi. Oh, almeno la principessa Peach è al sicuro per il momento. Ora dobbiamo occuparci dell'attacco del castello di Bowser. Eh? Come dite? Dite di conoscere i segreti del castello di Bowser. Sapete come andare dalla stanza di Bowser al gabinetto. Strano. Ora capisco. Voi due conoscete il castello di Bowser con le vostre tasche. Ora sono più tranquilla sapendo che dovete recarvi in quell'orribile castello. No, questo è il nostro problema. Non possiamo approfittare di loro più di quanto non abbiamo già fatto. È certamente così, ma... Tante buone cose. Ehi, principe Fagiolino, dove stai andando? Non puoi andare al castello di Bowser da solo. Sua Altezza, non possiamo cercare di difenderci da soli? Sì, lo faremo subito. La paura non serve a niente. Beh... Noi dobbiamo aiutarli, Luigi. Hai ragione. Forse sono parole in libertà, ma non c'era da qualche parte un tipo che sapeva volare? Se fossi stato più giovane, mi sarei appeso ai suoi piedi e avrei seguito il principe. Ma questa situazione non può essere risolta a parole. Ha ragione! E noi stavamo esattamente per andare lì, in quel paese sotto la cascata dove si trova proprio il drago lingua lunga. Ciao! Da quanto tempo? Cosa? Il castello di Bowser attacca il regno di Fagiolandia. Il principe Fagiolino si è recato là. Questo è molto grave. Forza, aggrappatevi a me. Andiamo al castello di Bowser. Siete pronti? Certo. Si vola! Su dei pixel minuti. Ecco c'è il castello. Siamo alla fine del gioco. Io aspetto qui. Quando volete uscire dal castello chiamatemi. Ci siamo. Il castello di Bowser. L'ultima roccaforte presente in questo gioco. Forza Luigi, entriamo. Oh, grande ghigno Bowser. Gli odiosi fratelli Mario stanno venendo qui. Beh, non importa, non riusciranno mai a farcela. Bowserotti, tocca a voi. Eccoci. E allora si va. Vediamo se uccidiamo anche gli ultimi nemici con un colpo solo. La soddisfazione, ragazzi. La soddisfazione. Però mi duole dirlo, ma ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui per una semplice ragione. Da qui in poi inizia tutta una serie di scontri contro dei mini boss fino agli ultimi due. Anzi però, prima di salutarci, dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo fare una cosa di cui mi sono dimenticato. Torniamo un attimo in un tubo e andiamo alla Laguna Sorniona. Dobbiamo completare ancora una piccola side quest, quella di trovare una stella per il granchio. Qui abbiamo delle rocce troppo dure da rompere e guarda caso, prima troviamo uno sciroppo e poi... Ehi! Ehi amici, io sono la famosa Stella Marina, piacere mio. Ehi fratelli, da quanto sono arrivata qui? Sono passati 365 giorni e finalmente arrivo il primo spettatori. Ratataplan! Anche se gli attori vengono dall'altra parte dell'oceano, se non dispongono di un buon palcoscenico succede questo. Rataplan! Non sapete di un luogo confacente ad un'attrice come me? Io pensavo che era un maschio, quindi... Sì, un posto per una come me. Forse la punta dell'albero di Natale potrebbe andare bene. Ho un'idea!
Cosa? Davvero conoscete un posto buono? Ottimo, accompagnatemi lì. Sembra che abbiate delle valigie con voi. Consentitemi di trasportarle per voi. Hai preso la stella marina? Non lo so, penso di sì. E torniamo dall'amico Granchione, ciao! Non avete nulla con cui sostituire quel fagiol qualcosa. Se nei vostri viaggi trovate l'oggetto adatto, spero che lo riportiate qui. Abbiamo trovato qualcosa! Cosa? Avete portato qualcosa al posto del fagiolo? Ah, ah! È arrivato? Ecco un albero festoso, fantastico! E io andrò fino in cima, oh sì! Crepapelle d'oca, grande, mi trovo a mio agio sul palco! Siete al massimo! Granchio, è andata bene, vero? Ce l'ho fatta, bene! Per ringraziarvi vi do questo, aspettate un attimo! Fratelli Super Più! Che cosa farà Fratelli Super Più, che in teoria in inglese è Super Plus? Fratelli cura badge per affrontare gli attacchi fratelli. Non male, ci dà un bel boost. Mica male punti fratelli, ma ci diminuisce di un sacco l'attacco. Quindi, beh, side quest completata. Volevo mostrarvi giusto questo. E ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!